E ragazzi, oggi sul canale vi porto Simone. Ciao Sik, come stai? Ciao, buonasera a tutti. Bene, tu immagino stia molto bene. Ci sono stati momenti in cui sono stato peggio, diciamo così. Allora, Simone lo conoscete tutti, no? Sapete che cosa fa, comunque vi lascio il tag del suo canale in descrizione, nel titolo dappertutto, andatevi a vedere anche un po' i suoi video, perché io ieri sera mi faccio il video, no, di Vlahovic all'una, alle due di notte, ma anche tu l'hai fatto, l'abbiamo fatto insieme. Anche io l'ho fatta, vabbè, ma era impossibile non farlo, dai, cioè, colpo, come l'hanno lanciata, poi è esploso tutto. Ma quante percentuali davi a Vlahovic alla Juve a gennaio prima di queste notizie qua? Allora, la percentuale è bassa in realtà, perché comunque allora, io ti dico la verità, mi aspettavo che Vlahovic rimanesse in Italia. Ok. Non lo vedevo all'Inter, quindi per me la Juve era una valida alternativa, cioè l'unica possibilità, secondo me, di non vederlo alla Juventus era magari un Milan che all'improvviso vinceva il campionato e vincendo il campionato decideva di prendersi come regalo scudetto Vlahovic, però era l'unica cosa che mi veniva in mente, anche perché poi l'affetto di Ibra e tutto quanto. Però sul lungo. A giugno. È quello. A gennaio mi risultava davvero difficile, anche per quello che, insomma, si diceva in giro e dicevano anche i dirigenti della Fiorentina, che parlavano del fatto che non ci fosse nulla, e invece eccolo qua. Anche se poi Pradei in realtà non aveva mai chiuso le porte. Certo. Poi ieri sera maggior ragione, cioè Sport Italia ieri sera le spalanca invece che chiuderle. Le spalanca. E secondo me è una trattativa che, qualora insomma si dovesse ufficializzare, perché non te la voglio bufare, anche se sembra, certo, in realtà addirittura d'arrivo, fa bene a tutti. Fa bene comunque alla Fiorentina, perché è vero che insomma fa male perdere Vlahovic, ma tu tra 6 mesi secondo me lo vendi a 50, 45, perché comunque manca un anno di contratto. E quindi facendoci 70 milioni sono soldi. Fa bene alla Juventus, perché aveva necessariamente bisogno del centravanti. Fa bene anche a lui, perché non ha concorrenza. Cioè, avesse Ronaldo ancora la Juventus, ti direi è una cavolata, rischi di bruciarti, quello e quell'altro. Però, ragazzi, con tutto il rispetto, davanti Morata e Ken, Vlahovic gioca titolare, gli altri possono anche partire. Anzi, sembra addirittura che Morata potrà partire, poi vediamo, Barcellona, insomma, dobbiamo vedere come si metterà la situazione. Sì, anche perché è stata decisiva la volontà proprio del giocatore. Ancora una volta si dimostra come i calciatori abbiano veramente grande potere contrattuale, maggiore rispetto alle società. A me sembra di vedere che le società da qualche anno a questa parte siano veramente ostaggio dei calciatori e dei procuratori dei calciatori. Ancora una volta il giocatore, nonostante l'avessero detto la Fiorentina, offerte dai campionati stranieri abbiamo avute, anche importanti, fatte bene, però il giocatore va alla Juventus e alla fine il giocatore andrà probabilmente alla Juventus, un ingaggio anche abbastanza elevato, perché si parla di 6-7 milioni di euro all'anno. Io l'unica cosa, guarda, è una minuscola, piccolissima, non ha mai giocato in Champions, questa è l'unica cosa, quindi lui farà l'esordio in Champions negli ottavi di finale contro Villarreal, quindi per lui sarà una roba allucinante. Te come la vedi? È vero, però allora io lo dico un po' da qualche mese ormai, io credo che Vlahovic sia uno di quei giocatori che dove lo metti fa bene, cioè ce ne sono pochi secondo me nel mondo che possono giocare, cioè io dicevo chiaramente, se arriva Guardiola lo porta al City e fa il titolare, fa bene anche al City secondo me, certo, sì, cioè sì, non sì. È quello che soffre il salto, è un po' come Haaland, ragazzi, giocava al Salisburgo, è arrivato al Borussia Dortmund, ha continuato a segnare con la stessa costanza e anche meglio. Quindi, boh, secondo me non è un problema il fatto che non abbia mai giocato la Champions, anche perché, ad esempio, Haller, sì, che si dica, l'ha giocata la Champions. Eppure io, personalmente, nella mia top 3 degli attaccanti di futuro certo, ci metto Haaland, Vlahovic e Haller. Quindi, Haller anche qualche anno in più, comunque. Sì, anche qualche anno in più, però è ancora in rampa di lancio, diciamo. Sì, sì, sì. Beh, guarda, poi io ti dico, adesso c'è questa diatriba, no? Da qualche mese, Vlahovic e Haaland. Io, nonostante l'arrivo di Vlahovic alla Juventus, Haaland lo metto ancora un gradino sopra, per quello che ho fatto vedere anche in Champions, un impatto in Champions così grande e devastante. E l'unica cosa di Haaland che mi sento di dire in questo momento è qualche infortunio di troppo, Ultimamente qualche infortunio di troppo ancora fuori, quindi speriamo che possa ovviamente riprendersi e continuare, perché sono i due, bene o male, bomber, se parliamo proprio di bomber d'area di rigore del futuro. Da tifoso della Roma, quindi tifoso avversario della Juventus, la tua sensazione, la tua paura, la tua o magari invece che paura, sei contento perché pensi che non possa integrarsi al meglio, cosa provi insomma?
No, allora diciamo che un po' mi girano, nel senso che comunque se devo poi fare un discorso magari improntato anche sulla classifica, penso che comunque in questo momento la Juventus è quarta, quindi se proprio devo sperare in un miracolo in cui la Roma provi ad arrivare quarta, però sinceramente non credo che la Roma arrivi quarta, cioè per quanto io possa sperare, il progetto di Mourinho di quest'anno, non della gente continuare a arrabbiarsi, non è quello. Cioè il progetto di Mourinho è mettere dei gradini per arrivare magari, sì, nei primi quattro posti, ma nei prossimi anni. Cioè Mourinho l'ha detto chiaramente quando è arrivato, il progetto è triennale. Certo. Quindi io personalmente se arrivo 3 punti sotto la Juventus a giocarmi il quarto posto è tanta roba. Se si pensa al monte ingaggi della Juventus, ai giocatori che c'ha la Juventus, al trascorso della Juventus che fino a 2 anni fa vinceva 9 scudetti di fila e l'anno scorso per la prima volta interrompe il decennio d'oro. E per quanto riguarda Vlahovic, avrei preferito che non fosse andata alla Juventus, ovviamente, perché poi magari in futuro ce lo ritroveremo contro quello e quell'altro, però credo che sia un ottimo colpo, sono sincero, tutto qua. Dall'altra parte mi sarebbe dispiaciuto se fosse andata a giocare fuori Italia. Sai che sì, bravo, questa è proprio una roba, perché mi sono rotto i maroni. Lukaku, Ronaldo, Hakimi, Donnarumma, De Paul, Conte. Sì. Finalmente uno rimane dentro. Ne parlavamo l'altra volta in diretta e dicevo: ma avete visto la classifica che avevo annoiati di quest'anno? Ok, Vlahovic, ok, Immobile, poi non c'è nessuno. Cioè, non c'è veramente più nessuno. Mi pare che il terzo è Simeone che non segna tipo da 3 mesi. Cioè, quindi, veramente una situazione surreale. Quindi, anche fosse andato via Vlahovic, saremmo rimasti male, male, male. Dobbiamo cercare di tenere i calciatori più forti da noi. E sta cosa, secondo me, deve essere abbastanza centrata in quello che sarà il futuro della Serie A, perché altrimenti finisce male. Mi dispiace perché poi eravamo saliti tantissimo con la vittoria dell'Europeo, Sì. col fatto tu le citati, Hakimi, Donnarumma, cioè sostanzialmente ci hanno preso i giocatori più forti di ogni reparto, perché in porta Donnarumma, e dietro vabbè, largo Hakimi se n'è andato, a centrocampo De Paul che comunque era di futuro certo, ti ricorderai insomma quanto si diceva bene di De Paul, è andato via. È andato via Ronaldo, è andato via Lukaku, poi sicuramente qualcuno me ne dimentico. Ci siamo abbastanza indeboliti come campionato rispetto agli ultimi anni, quindi quantomeno Vlahovic rimane, e non era scontato. Quanti problemi risolve la Juventus con Dusan Vlahovic? Allora, secondo me la Juventus ha 2 problemi. Uno è il centrocampista e uno è la punta, quindi risolve il 50% dei problemi. Non ha grandi problemi dietro, sebbene secondo me abbia gestito malissimo negli ultimi anni il pacchetto difensivo, Ce perché li ha avevi sul Romero. lungo, non sull'oggi, ma sul lungo. Sì, avevi Romero, cioè secondo me oggi Romero poteva già giocare titolare alla Juventus, avevi Romero, avevi Demiral, che ora Demiral non è che è un fenomeno, però insomma hai Rugani, e quindi nel senso Demiral era buono. E quindi la Juventus con un pacchetto difensivo De Ligt, Chiellini, Bonucci, Demiral e Romero sarebbe stata proprio. Purtroppo hai dovuto svendere, vendere quello e quell'altro per fare un po' di cassa e quindi ti trovi Rugani. Però dietro comunque sui titolari ci sei, cioè c'hai De Ligt, Bonucci o Chiellini e stai messo bene. Forse a sinistra qualcosa ti potrebbe prendere, ma bisogna capire come sarà il futuro di Luca Pellegrini. Perché se tu dici, guarda, basta, mi sono stufato, gioca lui 38 partite su 38 in campionato, prima o poi questo esplode perché tanto ce l'ha. E secondo me il problema della Juventus era la punta e il centrocampista. Se a giugno prendi il centrocampista, perché secondo me non arriva a gennaio. No, beh. Oddio, attenzione perché si parla di Nandes anche, che Allora, non è quindi esattamente un. è vero, però parlo di un altro tipo di centrocampista. Certo, Cioè, nel sì. senso, Nandez è un centrocampista di accompagnamento a giugno. Anche sull'esterno gioca comunque Sì, Nandes. anche sull'esterno, poi magari Nandez rimane e diventa anche un titolare o un giocatore molto valido per la Juventus, però poi in una Juventus che punta a battere l'Inter, come prima del campionato, mi aspetto, ora faccio il solito nome perché è facile a commerciali con Pogba, che poi è sempre rotto tra l'altro in questo periodo, però è il nome, ok? E io già se dovessi vedere una Juventus con Szczęsny in porta, Bonucci e De Ligt, Cuadrado e Pellegrini a centrocampo, Arthur in mediana. Io ti confermo che io amo Arthur e per me, cedendo Arthur, fate una cagata gigantesca. Arthur, McKennie e un Pogba, e davanti Chiesa, Dybala e Vlahovic. Insomma, la Juventus ha risolto tutti i suoi problemi. Quindi, Tu Vlahovic è mi hai quello tolto che Locatelli, però, è così. ho tolto Locatelli, è vero. Vabbè, allora facciamo Locatelli a centrocampo, vicino al centrocampista di cui ti parlo, con McKennie a partita in corso. Va bene, va bene. No, va Mi bene, insomma, sembra. era una puntualizzazione, nel senso, parliamo Me lo che ci sono manca dimenticato. centrocampista e No, mi me lo sono trovi dimenticato. È il Locatelli. migliore, assolutamente. Vlahovic, secondo me, risolve il 50% dei problemi. Manca un centrocampista top player. Ecco, tra tutti quelli che avete a centrocampo, non vedo il top player, nonostante Locatelli faccia bene. Ultime due domande. La prima è, secondo te però, adesso tu mi hai fatto una formazione ipotetica del futuro di quest'estate che potrà provare eventualmente a strappare lo scudetto all'Inter l'anno prossimo, però
Però poi la Juve quest'estate andrà a cedere qualcuno, perché c'è il rinnovo di Dybala in ballo, c'è De Ligt con Raiola che fa così. Chiesa in questo momento è con diritto di riscatto, perché non ha raccolto le presenze, gli assist, le prestazioni per far scattare l'obbligo in questa stagione. E Chiesa lo vedremo tra 7 mesi, quindi ci sarà un po'. Secondo te ci saranno delle cessioni poi quest'estate oppure? Allora, diciamo che su due giocatori dei tre che hai citato, penso che se la Juventus è abbastanza intelligente non ci saranno cessioni, ovvero Dybala, perché il destino di Dybala è comunque nelle mani della Juventus, che deve decidere di dargli quei soldi. Tra l'altro, posso permettermi, fa ora una pessima figura, perché ti stavi lamentando sul centesimino con Dybala, dicendo non te li do, e poi vai, buh, 7 milioni a Vlahovic. Se fossi Dybala direi, ma mi stai prendendo in giro, scusami, Comunque Dybala Vlahovic diventa un bell'attacco, secondo me si completano proprio bene. Sì, sì, assolutamente, infatti secondo me anche per lui sarebbe bello giocare insieme a Vlahovic, e comunque la Juventus si offre quella cifra che gli ha promesso. Io capisco anche Dybala, perché poi qualcuno dice ma tu comunque devi capire, sei sempre rotto, quello e quell'altro, allora abbassati lo stipendio. Sì, va bene, ma non che tu mi fai un'offerta, io ti dico sì e poi mi dici no, guarda, c'è come al fantacalcio, no? Facciamo questo scambio, sì, no, ci ho ripensato, ma stai scherzando. Sono d'accordo. Cioè, hai fatto un'offerta, è normale che poi non puoi abbassare le pretese. Punto uno. L'altro nome, non De Ligt, ma hai fatto il nome di Chiesa. Chiesa per me deve rimanere, la Juve deve riscattare Chiesa per forza. Mancherebbe altro. De Ligt deve tenerlo, forse addirittura più di Dybala e di Chiesa, per quello che è la difesa della Juventus in questo momento. Però De Ligt non dipende secondo me dalla Juventus. Se Raiola dice voglio andare via, però ti dico, hai preso Vlahovic, magari riscatti Dybala, magari addirittura, io ho fatto il nome di Pogba perché la gente è sempre lo stesso, magari addirittura riesci a prendere Pogba e in quel caso tu De Ligt me lo fai rinnovare. Ma no, ma io se sono De Ligt poi ci guardo e dico scusami un attimo, ma la Juve mi ha appena investito su Vlahovic, che magari mi va a risolvere quel problema. C'è caso che ora si vada davvero a fare una cosa fatta bene, mi conviene davvero andare via? Perché poi alla fine di De Ligt si parla sempre di quei club, va bene, magari il Chelsea diventa un club importante, campione d'Europa in carica al momento, però ad oggi perché dovrebbe andare a Barcellona? Ti faccio un nome che il Barcellona. Oggi il Barcellona mi sembra bene o male con gli stessi problemi della Juve, quindi non so quanto in più sarebbe da andare a fare. Poi magari secondo me era il discorso che fanno sul Barcellona tutti i calciatori che vogliono andare al Barcellona, è che il Barça comunque torna ad alto livello, anche la Juventus. Però la Juventus, l'abbiamo visto con Inter e Milan, c'ha tanta concorrenza. Quindi certo, se la Juve sbaglia 3 o 4 sessioni di mercato, si fa 10 anni in basso. Invece il Barcellona, raga, ma veramente pensate che non arrivi tra le prime 4? Io questo non lo so, non seguo la Liga, però so che il Barcellona non è messo benissimo. No, non è messo per niente bene, però alla fine vedrai che le ultime 10 farà 10 vittorie, qualcuno crollerà, secondo me alla fine ci va in qualche modo ci va in Champions, e se non ci fa quest'anno, dall'anno prossimo già ci torna. Quindi forse l'unico discorso per cui potremmo pensare di vedere magari un De Ligt al Barcellona è una Juventus fuori dalla Champions. In quel caso, tra una Juve fuori dalla Champions, certo, e un Barcellona fuori dalla Champions, lui dice investo sul mio futuro, certo, vado al Barcellona e provo. Però secondo me rimarrà, anche se comunque è un dubbio. L'ultima domanda, qua è proprio un'illazione, una tua opinione. Ad oggi Vlahovic mi pare essere a quota 17 gol al pari di Ciro Immobile, sì, con 5 rigori segnati in 21 partite contro le 19 di Immobile. Con quanti gol finisce la stagione Vlahovic, considerando che parte dai 17 pre-bianconero? Allora, secondo me ne fa 10 nel girone di ritorno. Quindi chiude a 27. Chiude a 27, secondo me. Ne fa 10 perché serve... Perché, allora, c'è un discorso da fare, poi magari sbaglio, mm-hmm, è che Allegri, te lo ricorderei benissimo, prima di fargli vedere il campo da titolare passeranno almeno 4 partite. Io sai che però su sta cosa non sono d'accordo con Vlahovic, ma per un discorso, oggi non ce l'hai, cioè se parte Morata, mm-hmm, poi è Ken. Lo so, però io ricordo addirittura che la Juventus fece dei colpi pazzeschi in passato con Allegri in panchina e comunque fecero un paio di partite in panchina, proprio li ricordo nitidamente. Dybala sì, l'unico è Higuain che parte dalla panchina, entra con la Fiorentina, fa il gol della vittoria e già dalla partita dopo è titolare. Dybala stai parlando? No, Higuain. Higuain pure mi ricordo, è vero, mi ricordo che la prima la fece in panchina, me lo ricordo nitidamente. Quindi, non lo so, allora, secondo me le prime due le salta, entra a partita in corso. Poi entra nel progetto, comincia a far gol, però ricordiamo che comunque mancano 16 partite, quindi segnare 17 partite, quante mancano? Forse 16. Segnare 10 gol in 16 partite. 15 partite, quindi segnare 10 gol in 15 partite, considerando poi che comunque avete anche la Champions, quindi probabilmente Allegri farà vedere il campo a Vlahovic un po' meno 3 giorni prima della Champions. Secondo me 10 gol nel girone di ritorno ci stanno, chiudere a 27 mi sembra buono. E penso che se questo dovesse accadere, quindi se Vlahovic dovesse andare alla Juventus, la classifica capocannoniere la vince Immobile. Ok.
perché comunque c'ha più, ci sta, c'ha più gare da giocare, perché non, sicuramente insomma non farà turnover la Lazio in campionato per giocare l'Europa League, anzi viceversa, suppongo. E poi perché batte i rigori, alla Juventus secondo me non batterà i rigori Vlahovic, no. E poi la Lazio lo danno parecchi rigori, perché comunque la Lazio non è che sta dicendo ruba, nel senso gioca in area tanto, io sta cosa la dico sempre, nel senso la Lazio sia con Inzaghi che con Sarri gioca tanto in area di rigore avversaria, quindi c'è sta che un carcetto, una botta, uno schiaffo, una ginocchiata, il rigore te lo danno, e quindi magari Immobile segnerà un po' di più, però secondo me 10 gol nel giro di ritorno non lo fa, e già dall'anno prossimo potrebbe farne 30 secondo me. E in totale, considerando anche Champions, Coppa Italia, dato che il prossimo mese della Juve è la Sverona, Inter, Atalanta, Coppa Italia, Villarreal, Torino, cioè c'è veramente di tutto per allora Juve. In totale, prima di tutto vorrei sapere, e lo sto vedendo, Vlahovic quanti gol ha fatto in totale finora, contando anche la Coppa Italia? Oh, sai che non te lo so dire, non so quante. In realtà la Fiorentina ha fatto una partita, molto lo dico allora. Ha giocato contro il Napoli in Coppa Italia. Sì, 21 partite, gol. In campionato 17 gol, in Coppa Italia 3 partite, 3 gol, madonna mia. Ah, ok. Quindi ha fatto 20 gol per ora. Per me chiude con 34, quindi fa altri 4 gol tra Coppa Italia e Champions. Se vi va bene sono 4 partite. Sì, sì, sì. E sì, Champions. Sì. Ok, beh, comunque 14 gol da febbraio. No, sono tanti. A giugno, sono veramente tanti. Sono 4 mesi, 14 gol sono... Ma poi dipende così. Anche dalla centralità che avrà nel progetto, perché comunque ti dico, guarda Abraham a Roma, che comunque non è certo. Nemmeno, con tutto il rispetto, la gamba destra. Certo. Di Vlahovic ha fatto 17 gol certo. In questa stagione. E ti ricordi, abbiamo fatto una live, ero da te, che ti dicevo... Voi dite che Abraham non segna mai, perché all'inizio c'era questo tormentone a Roma, non segna mai, non segna mai. Io dicevo, ragazzi, ma non si può mettere in dubbio Abraham. Noi abbiamo Morata, io ve l'ho sempre detto, che se la punta titolare della Juventus, ti ricordi, avevo fatto l'elenco di tutti gli attaccanti con tutti i minuti, vi ho detto, ragazzi, Morata non può essere il titolare della Juve. Cioè lì c'è un problema vero, ma non perché Morata. Ogni 8 partite, ogni 9 partite, una cosa del genere. A me Morata piace tanto, è sempre piaciuto tanto, il giocatore da gol importanti, ma secchi, non continuativo. Invece Vlahovic è esattamente l'opposto. Quindi secondo me addirittura insieme sarebbero state una bellissima coppia. Poi ovvio che capisco che la Juve dovrà fare di necessità virtù. Però sì, dai, mi piace la tua previsione, la condividerei, sarei contento di vedere un Vlahovic così in queste partite, in questi 4 mesi. Dai, vediamo come va. Ti ringrazio per la disponibilità, ti ringrazio per la chiacchierata. Ragazzi, come sempre i social di Simone sono qui sotto in descrizione. Grazie. La chiusura a te. E allora niente, io vi invito a farci sapere qua sotto, secondo voi quanti gol farà Vlahovic tra campionato, Coppa Italia e Champions League nel giro di ritorno con la Juventus, ovviamente se dovesse arrivare questa firma, perché so che lui, insomma, son 2 giorni che mi dice no, non si fa, e quindi con un commento qua sotto fateci sapere appunto quanti gol farà. Grazie Luca per avermi invitato, un piacere. Insomma, parlare sempre di calcio, parlare con te, e ciao a tutti. Ah, tra l'altro, diciamolo che tra pochi giorni sul tuo canale uscirà un video in collaborazione che non vi potete perdere, sui pipponi più clamorosi della storia della Juventus negli ultimi anni. E come cosa dirà un tifoso fiorentino eventualmente all'ufficialità di Vlahovic? Tuo cavallo di battaglia. Che dirà? Ma come cazzo si fa, no? Come cazzo si fa, dirà, ma come cazzo si fa? con qualche H in più e con qualche C in meno, ma probabilmente dirà un po' più aspirato. Ma... come cazzo è A? Ciao, ciao raga.